Ritagliamo un quadratino dalla nostra bustina. Prendiamo ora il nostro smalto trasparente e stendiamolo nella zona dove andremo a fare l'adesivo. Nel caso voleste realizzare più di adesivi, fate più zone. Una volta che la base dei nostri stickers si è asciugata bene, prendiamo o l'acrilico nero o lo smalto nero. A vostra scelta, con un pennellino cominciamo a disegnare la nostra decorazione. Per la decorazione degli stickers potete utilizzare o uno smalto rosso glitterato o rosa, insomma, del vostro colore, oppure dei semplici glitter che andremo a fissare con uno smalto trasparente. In questo caso prendo lo smalto rosso. Come passaggio successivo passeremo il nostro top coat, lasciamo ben asciugare tutto, dopodiché siamo pronti per staccare i nostri adesivi. Se volete realizzare gli adesivi con dei glitter sfusi come questi nel barattolino, allora vi tornerà utile questo strumento che è appunto un pennello da glitter. Ora, per prima cosa prendiamo il nostro smalto trasparente e lo stendiamo soltanto all'interno dell'adesivo, non fuori. Abbondante di glitter. Abbiamo lasciato asciugare il nostro adesivo, adesso rimuoviamo il glitter in eccesso. Ci aiutiamo sempre con la nostra spatolina. I nostri stickers sono pronti, non ci resta adesso che controllare sono seccati bene e con l'aiuto della pinzetta cercare di staccarli dalla pellicola. Con le forbici ora ritagliamo il nostro adesivo.